27 giugno 1980. Il volo Bologna-Palermo della compagnia aerea Itavia si abissa nel mare al largo dell'isola di Ustica. Muoiono 81 passeggeri, 69 adulti e 12 bambini. All'inizio si cerca di dare la colpa a un cedimento strutturale dell'aeromobile, ma presto appare chiaro che le responsabilità vanno cercate nell'instabilità del contesto politico internazionale, in particolare nelle relazioni tra Francia, Stati Uniti da un lato e la Libia di Gheddafi dall'altro. L'ipotesi più accreditata, infatti, è che il DC-9 sia stato abbattuto da un missile partito da uno degli aerei militari che in quella notte stavano sorvolando i cieli italiani. Una verità ancora incompleta, visto che i responsabili non sono mai stati condannati, né è mai stato chiarito quale fosse il reale obiettivo di quella guerra segreta. E così, dopo tanti anni da questa terribile strage, le famiglie delle vittime sono ancora in attesa di giustizia.